Ciao a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Paul Claire, benvenuti nel mio canale. Oggi vi farò una ricetta che da quando ho iniziato a fare i video che me la state chiedendo, perché tutti provano la nostra focaccia al nostro ristorante e vogliono sapere come fare a farla. Naturalmente io oggi non vi dirò la ricetta che faccio, quella nel mio ristorante, perché nel mio ristorante faccio una focaccia che deve rimanere morbida un po' tutto il giorno. E tra l'altro utilizzo un lievito madre che a marzo di quest'anno ha fatto 70 anni, che ce l'hanno passata i nostri parenti giù di Reggio Calabria che hanno un forno. Oggi io vi farò la ricetta della focaccia genovese, quella autentica. La ricetta è stata passata da mia nonna che la custodisce in un libricino che spero il più tardi possibile, però diventerà mio quel libricino. E a sua volta questa ricetta gliel'aveva passata una fornaia di Genova. Vediamo assieme allora quali sono gli ingredienti che ci servono per fare la focaccia genovese in una teglia di 40 cm per 35. Io oggi ne farò 3, quindi moltiplicherò per 3 la ricetta, però a voi vi do gli ingredienti che servono per una ricetta. Quindi ci servono 200 g di acqua a temperatura ambiente se siete d'estate, se siete d'inverno magari dategli una leggera scaldata fino a raggiungere non so i 30 gradi. Poi ci servono 20 g di olio extravergine d'oliva buono, 7 g di sale, poi dovreste mettere dentro il malto, 3 g di malto, però se non avete il malto potete utilizzare un cucchiaino di miele, se non avete il miele mettete un cucchiaino di zucchero. Poi mettete 320 g di farina 00 per focaccia e 17 g di lievito di birra. Se non avete il lievito di birra e avete il lievito secco dovete metterne 6 g. Poi per i condimenti delle tre focacce io oggi farò una, la farò con i pomodorini, una con le olive nere, naturalmente potete usare anche le olive verdi, naturalmente sempre denocciolate, e la mia preferita che è con la cipolla. Potete usare sia la cipolla bianca, se la volete un pochettino più dolcina la potete usare quella della cipolla rossa di Tropea. Poi avrete bisogno di un pochettino di acqua a temperatura ambiente per sciogliere il lievito. E dopo aggiungeremo ancora un pochettino di acqua e un pochettino di olio da mettere sopra le focacce. Allora, iniziamo a mettere l'acqua. Ricordatevi l'acqua a temperatura ambiente. Poi aggiungiamo l'olio. Poi mettiamo il sale. E infine mettiamo il miele o il malto o lo zucchero. Questo serve per dare un po' di colore alla massa. Mettiamo dentro per adesso metà della farina. Cominciamo a far girare il nostro braccio meccanico. Poi, una volta che la farina si è assorbita il liquido, la prima parte di farina, aggiungiamo l'altra farina, la restante, e infine mettiamo il lievito che abbiamo sciolto nell'acqua. Mi raccomando, non mettete il lievito insieme al sale, perché il sale si mangia tutto il lievito. Adesso la facciamo girare non troppo forte, ancora per una decina di minuti.
Allora, l'impasto ha girato per 15 minuti all'interno della planetaria. Se vedete che rimane ancora un pochettino che è appiccicata alle pareti della planetaria o nella bastardina dove la state mischiando, aggiungete leggermente un pochettino di farina, che tante volte dipende anche dalla farina. Poi la mettiamo sul tavolo e la copriamo con un torcione. A me mi hanno insegnato a fargli una croce sopra, giù i miei parenti. E aspettiamo 15 minuti di tempo di lievitazione. Mi raccomando, la focaccia genovese è importante, come tutte le altre focacce, i tempi di lievitazione, quindi rispettateli. E adesso aspettiamo 15 minuti. Allora ragazzi, sono passati i 15 minuti della prima lievitazione della massa. Eccola qua. Adesso gli facciamo una cosa, gli diamo una piega per dargli un po' di forza. Delle volte bisogna dargliene anche due, dipende un po' anche dalla farina che utilizzate. Quindi gli date una piega così. Per me va bene così, quindi gli do una piega sola per rinforzarla. Adesso divido l'impasto in tre pezzi, però prima mettiamo nella teglia un po' di olio, un po' tanto. Tagliamo l'impasto in tre pezzi, dovrebbero venire all'incirca tre pezzi da 550 grammi, quindi a voi se la fate per un impasto vi viene un blocco da 550 grammi. Bagniamo un pochettino con l'olio, poi la giriamo. Così rimane unta dalla parte sopra e non fa la crosticina. Se non volete rigirarla, con un pennello gli date una spennellata. Lo facciamo così con tutte e tre le teglie. A questo punto cosa facciamo? Per tenerla e a farla lievitare bene, io uso un trucco, la metto nel forno, voi potete metterla nel forno di casa, spento, lasciate solo la lucina accesa, così non gira aria, però la temperatura viaggia intorno ai 28-30 gradi. Quindi adesso la mettiamo in forno spento a farla lievitare per 40-50 minuti, dovrebbe raddoppiare il volume. Ok, le abbiamo infornate, adesso aspettiamo 40-50 minuti, tempo che la massa diventa doppia. Quindi a tra poco. Nel frattempo io comincio a tagliare le cipolle, che a dire la verità le ho già tagliate. Mettiamo all'interno delle cipolle un goccino di olio extravergine di oliva e un pochettino di sale e gli diamo una bella muginata. Quando è inverno, siccome dopo questa la appoggeremo sulla focaccia che ha lievitato 40-50 minuti, dopo dovremo farla lievitare ancora un'ora, per non fare in modo che mi blocchi la lievitazione della focaccia, se è inverno e sono fredde, io gli do un polpettino nel microonde per scaldarle, così non mi blocca la lievitazione. Adesso aspettiamo che lieviti la focaccia. Allora, sono passati 40 minuti, la massa è raddoppiata un'altra volta. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stenderla per tutta la larghezza della teglia. Mi raccomando, non tiratela la focaccia, perché non va bene, la fate smontare. Dovete schiacciare verso il basso e leggermente spingere verso i lati della teglia, in questo modo. Tanto se è lievitata bene, si tira benissimo, senza alcun problema. Vedete come si tira bene? Senza fare alcuna fatica. Se non l'avevate fatta lievitare bene, voi la spingevate e ritornava di nuovo, si ritirava come un elastico.
Invece così è perfetta. Questa è la prima, la seconda è fatta e anche la terza è fatta. A questo punto che l'abbiamo stesa per bene, la rimettiamo dentro nel forno spenta solo con la lucina accesa e la lasciamo lievitare ancora per 40-50 minuti. Allora ragazzi, sono passati ancora 40 minuti della seconda lievitazione alla teglia stesa. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare i tipici buchi con le dita della focaccia genovese, che deve essere, questi buchi devono essere un po' bianchi con dentro tanto olio, perché la cosa tipica della focaccia genovese è che deve essere croccante, non deve essere più alta di un paio di centimetri e deve avere questi buchi pieni d'olio che rimangono un po' pallidi. Quindi adesso cosa facciamo? Con le dita faremo i buchi all'interno della teglia. Mi raccomando, spingete bene e non preoccupatevi, perché devono essere belli profondi. Allora, prima cosa, mettiamo del sale sopra tutte e tre le teglie, tutte e tre le focacce, abbastanza abbondante. Questo impedirà anche dopo, quando faremo l'altra ora di lievitazione, che non si formi la crosticina. Potete mettere sia il sale fino che il sale grosso. Poi prendete dell'acqua tiepida e la mettete su tutte e tre le focacce. Uno. Poi aggiungete l'olio. La focaccia genovese chiede tanto olio. Buono. Poi lo spalmate. Io l'ho messo già abbastanza omogeneo, quindi non c'è bisogno troppo di mischiarlo. E adesso con le dita fate le vostre belle impronte digitali, che sarà la vostra firma nella focaccia, su tutte e tre. Dei bei buchi belli profondi, così dentro si formerà l'acqua, si infilerà e l'olio. A questo punto subito, se no blocchiamo la lievitazione, prepariamo le tre focacce con gli ingredienti che abbiamo scelto. Io ho scelto delle cipolle. Ne facciamo una con le cipolle. E ne lascio un pezzettino bianca, perché così possiamo assaggiarla anche tradizionale. Quindi con la cipolla è pronta. Poi ne facciamo una con i pomodorini. E la terza la facciamo con le olive nere. Ok, adesso dobbiamo rimetterla per un'ora a lievitare sempre dentro nel forno spento. Aspettiamo quest'oretta. Purtroppo la preparazione della focaccia genovese è molto lunga, però vi assicuro che ne vale la pena aspettare, perché il risultato sarà fenomenale.
Allora ragazzi, finalmente abbiamo finito anche la terza lievitazione, è venuto il momento di cuocerla. Vedete com'è bella morbida, soffice. Adesso la mettiamo in forno per 15 minuti a 220 gradi. E poi finalmente ce la pappiamo. Ragazzi, habemus focaccia. Eccola qua, la nostra focaccia con i pomodorini genovese, la nostra bella focaccia con le olive con parziale bianca e questa è la mia preferita con le cipolle. Adesso cosa dovete fare? Appena la tirate fuori dal forno, dovete subito togliere dalla teglia e metterla su una graticola, perché sotto deve passare l'aria, sennò la parte di sotto vi diventa molla. Se invece la mettete su una graticola e si asciuga sotto passando l'aria, vi rimane bella croccante. Quindi tiriamola subito via. Le abbiamo tolte dalla teglia, le abbiamo messe sulla graticola. Adesso, siccome c'era poco olio e dovevamo dargli una piccola lucidatina, col pennello gli date una passatina leggera sopra per lucidarla. E le nostre focacce sono belle che pronte. Ecco qua le nostre belle focacce. Questa è quella con le cipolle. Questa è quella con i pomodorini. E per finire quella con le olive nere. E siamo al top. Anche per questa volta è tutto. Se non siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e alla prossima, la Proclair. Alla grande. Ciao. Questa è la nostra focaccia con le cipolle. Volevo solo farvi sentire un attimino la croccantezza. Ragazzi, meglio della focaccia genovese cos'è che c'è? Io non potrei neanche mangiarla perché dovrei mangiare ancora carboidrati, ma basta che voi non glielo dite al mio dietologo. Ciao!